Amici carissimi di Light Channel, ben ritrovati. Il testo che ci viene proposto per la meditazione di oggi non poteva che essere naturalmente un salmo di lode. Ed è il Salmo 96. Leggerò i primi tre versetti. Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Questo salmo è un inno alla grandezza e alla gloria di Dio. Il salmista ci invita a cantare al Signore, a lodare, ad adorare il nostro Signore, non soltanto oggi che è sabato ed è il giorno consacrato al Signore perché Lui lo ha benedetto questo giorno di sabato e lo ha santificato, ma ogni giorno della nostra vita. Cantare a Dio, lodare Dio, per cosa? Chi ha conosciuto Gesù? Ha ottenuto il perdono dei propri peccati ed è stato trasformato dalla grazia di Dio, benedice il Signore con tutto il suo cuore e lo fa in ogni momento e circostanza della vita, che sia bello o brutto. Quando Dio è glorificato, quando possiamo dire di aver veramente lodato e adorato il nostro Signore? Dio è glorificato quando noi confidiamo in Lui, quando crediamo in Lui e speriamo nelle sue promesse per il futuro. Il Dio che ci ha creato è lo stesso che oggi vuole salvarci, che vuole donarci la viva speranza della vita eterna, che vuole darci la sua salvezza. È per questo che oggi posso lodare il Signore, è per questo che posso adorarlo e posso dirgli grazie Gesù, grazie per la croce, grazie di essere morto al posto mio, grazie perché mi hai perdonato e perché tu vuoi essere il mio personale salvatore e vuoi darmi la salvezza. È per questo che non posso smettere di lodare il Signore. È per questo che non posso smettere di cantare a Lui e di annunciare a tutti quello che il Signore ha compiuto nella mia vita. La lode e l'adorazione non trovano posto nel cuore e nella bocca del cristiano solamente quando le cose gli vanno bene o Dio gli dona quello che gli ha chiesto. Dio merita di essere adorato sempre. E noi, questa mattina e ogni giorno della nostra vita, vogliamo sperimentare il suo amore e realizzare nella nostra vita la sua presenza. Il mio augurio e il mio desiderio per me e per voi, cari amici di Light Channel, e che nel nostro cuore, nel vostro cuore, ci sia sempre un sentimento di adorazione per il Signore e sulla nostra bocca la lode per Cristo Gesù, il Salvatore. Amen.